I rasoi fanno male, i fiumi sono lunghi, gli acidi lasciano tracce e le pillole danno i crampi. I fucili non sono legali, i nodi scorsoi non tengono, il gas ha una puzza orrenda, tanto vale vivere. Buongiorno a tutti, ho voluto leggervi alcuni brevi versi tratti dalla poesia Résumé di un'autrice che amo molto, Dorothy Parker. Una giornalista, una scrittrice, un personaggio molto forte, una donna molto impegnata, che ha vissuto nell'America della prima metà del XX secolo. La direttrice della biblioteca, Oriana Maroni, mi ha chiesto così di riflettere un po' sul ruolo del giornalismo e su quello che mi sarebbe piaciuto scrivere in quanto giornalista al termine di questo periodo un po' difficile per tutti. Ho pensato che la cosa importante che serve sempre e che, di cui insomma, è bene fare scorta, anche grazie ai nostri amici libri, è quello che insomma, gli anglosassoni chiamano wit, l'ingegno, l'arguzia, quella capacità di, così, di cogliere il punto, e anche con una buona dose di ironia, di sarcasmo. E nel giornalismo non è facile trovarlo, il giornalismo è il mio mestiere, e ho pensato che mi sarebbe piaciuto quindi ispirarmi a una giornalista che amo molto e a cui, insomma, mi piacerebbe tendere. Dorothy era una donna che proveniva dall'alta borghesia, che però nel corso della sua vita si è impegnata molto politicamente, socialmente, anche nel lavoro, è stata una donna molto indipendente, che è riuscita a emergere in un mondo come quello del giornalismo, appunto, fatto di uomini, che ancora oggi è fatto in larga parte di uomini, perlomeno nei posti che contano. E l'amore che Dorothy metteva nel suo lavoro, la passione, la capacità di essere sarcastica, ma sempre con grandissimo gusto. Spero che, insomma, ci aiutino a così sopportare meglio le cose che ci stanno accadendo. Come dimostrazione vorrei leggervi alcuni brevissimi tratti da una sua recensione. Lei aveva delle rubriche, scriveva recensioni letterarie, teatrali. Questa recensione è stata pubblicata sul New Yorker il 27 ottobre 1927, riguarda un altro scrittore che amo molto, che è Ernest Hemingway, ed è tratto da questo libro, Tanto vale vivere, pubblicato dalla Tartaruga. Ernest Hemingway scrisse un libro che si intitola Il sole sorge ancora. Immediatamente dopo la pubblicazione, Ernest Hemingway venne scoperto, bandiera, stelle e strisce furono innalzate reverenzialmente in suo onore, 847 recensori si misero insieme per formare la parola benvenuto e l'orchestra intonò Gloria al condottier in tre chiavi diverse. E tutto questo, secondo me, avrebbe anche potuto disgustare alquanto, signor Ernest Hemingway. Infatti, circa un anno prima del Sole sorge ancora, aveva pubblicato nel nostro tempo una raccolta di brevi racconti. La maggior parte dei recensori accantonarono l'opera con un sorrisetto tollerante e la parola legnoso. Nel nostro tempo era un libro di racconti. Non è questo il modo di cominciare. Ai lettori non piace, si sentono ingannati. Qualsiasi libraio sarà felice di dirvi nel suo interessante argot che i racconti non tirano. La gente prende in mano un libro di racconti e dice «Oh, ma che roba è? Solo un mucchio di sciocchezze!» e lo rimette al suo posto. Giusto ieri pomeriggio, alle 4 in punto, ho visto e sentito una donna dire e fare così a proposito del nuovo libro di Ernest Hemingway, Uomini senza donne, e quella donna era stata una delle più entusiaste sostenitrici del romanzo. La letteratura, a quanto sembra, si misura a spanne. Non appena Il sole sorge ancora fu pubblicato, Ernest Hemingway diventò immediatamente il golden boy della letteratura.
lodato, adorato, analizzato, stravenduto, discusso e messo all'indice a Boston. Gli vennero accordati tutti i possibili trattamenti. Il Sole sorge ancora era scritto nello stesso identico stile legnoso dei racconti di Hemingway e trattava argomenti altrettanto sgradevoli. E allora per me rimane un mistero perché mai il pubblico se lo sia stretto al seno, madido di lacrime, mentre nel nostro tempo, che a me appare superbo, sia stato del tutto ignorato. A parer mio, lo stile di Hemingway, la sua prosa scarnita fino all'ossatura giovane e salda, è assai più d'impatto, assai più commovente nei racconti che non nel romanzo. E a parer mio, Hemingway è il più grande autore vivente dei racconti. E sempre a parer mio, non è il più grande romanziere vivente. Ford Madox Ford ha detto: Hemingway scrive come un angelo. Dissento. Niente di meglio che dissentire per curare quel certo mal di testa mattutino. Hemingway scrive come un essere umano. Credo sia per lui impossibile scrivere di un fatto a cui non abbia assistito. Possiede quindi un vero talento per raccontare, così come Sinclair Lewis. Ma, o almeno così la penso io, Lewis rimane un reporter, mentre Hemingway è un genio perché dispone di un infallibile senso selettivo. Elimina i dettagli con munifica prodigalità. Tiene le parole al piccolo trotto. Come ogni lettore sa, è un'influenza pericolosa. Le semplici cose che fa sembrano così facili da imitare, ma guardate un po' come se la cavano quei tizi che ci hanno provato. Ecco, vi consiglio di leggere Dorothy Parker. Tra l'altro, riprendendola in mano, ho scoperto che ha lasciato tutta la sua eredità a Martin Luther King e alla sua fondazione. Quindi un altro motivo per volerle bene. Ciao a tutti!